istituzionali che ci hanno introdotto. Successivamente avremo anche il dottor Mannozzi in rappresentanza come presidente di ANDAF, che avrà modo di parlare e fare anche i suoi saluti per, a nome appunto dell'associazione. Ma entriamo nel vivo di questo dibattito. Prima si accennava, ci divertiremo molto, lo speriamo ci siano tanti spunti di riflessione che siamo sicuri non mancheranno, sicuramente dallo speech che seguirà immediatamente, ovvero quello di uno dei giornalisti più autorevoli a livello internazionale, però che ha scelto l'Italia come, diciamo, sua patria adottiva, che ha anche recentemente scritto un libro sulle 10 cose dell'economia italiana che occorre sapere, altrimenti insomma i rischi ci possono essere. E al voto ci siamo andati, chissà, visto che il libro è stato venduto molto anche prima delle elezioni, che qualcuno abbia avuto un impatto anche su questo. Ma non mi dilungo troppo e insomma invito qui sul palco Alan Friedman per il suo speech. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui a Milano oggi. Vorrei essere in grado di offrirvi un'analisi, una prospettiva più ottimista sulla scena dell'economia e della politica italiana di quello che purtroppo sto per raccontare, perché signori, che mondo! Ci svegliamo stamattina con il mondo di nuovo sotto sopra. Il mio presidente, non è il mio presidente, ma il presidente degli Stati Uniti, stanotte va avanti con i dazi, dichiara la guerra commerciale contro mezzo mondo, contro l'Europa, e addirittura dice i tedeschi soffriranno anche non solo per questione di acciaio, ma perché non stanno pagando abbastanza per la NATO. Questo è il Trump aggressivo, ostile, ignorante, provinciale, pericoloso, populista, nazionalista. Questo è Donald Trump in tutta la sua grandezza, o meno. E io vorrei citare il mio amico Mario Draghi, che sicuramente ieri ha avuto la migliore risposta europea possibile, chiedendosi: se questo è come Trump si comporta con gli amici o alleati, come tratta i nemici a quel punto? In effetti Trump ha parlato di come vorrebbe risparmiare solo i veri amici dell'America. Ecco, questa è la situazione internazionale, un nuovo disordine mondiale che già vediamo da tempo, con l'abdicazione della leadership americano per quanto riguarda i patti sul cambiamento climatico oppure sul commercio, ma adesso rischiamo, cioè i rischi di una guerra commerciale ci sono veri, sono concreti, solo su acciaio e alluminio no, quello non fa una guerra commerciale, ma ovviamente se l'Europa, come credo dovrebbe fare oggi o domani, risponde con le contromisure, e allora si innesca proprio l'escalation di protezionismo, e la storia ci insegna, come sapete benissimo, che protezionismo, dazi elevati, mosse unilaterali e guerra commerciale finiscono male per tutti, non aiutano nessuno, non si vince una guerra così, nessuno, si perdono posti di lavoro e si crea dei squilibri abbastanza problematiche nell'economia mondiale. Ma a livello europeo invece abbiamo un Draghi che giustamente cerca in modo leggero di segnalare che la quantitative easing non può andare avanti per sempre, che dovrebbe terminare questo settembre. Anche se poi i mercati hanno visto che Draghi rimane più colombo che falco nelle sue politiche monetarie e cerca di essere sempre l'uomo che aiuterà a salvare, come ha fatto, l'euro.
Però in queste circostanze di una ripresa nella macroeconomia della zona euro, ma un'Italia che comunque cresce molto di meno, cerchiamo adesso, dopo questi commenti introduttivi sul Trump e sull'Europa, a fare una zoomata sull'economia italiana e cerchiamo di capire cosa potrebbe aspettarci, quali sono i scenari nei prossimi settimane e mesi. Dunque, l'altra cosa che Mario Draghi ha detto ieri, che io condivido assolutamente e che ho scritto anche nel mio ultimo libro, è che un periodo prolungato di instabilità politica non giova all'economia, non porta bene all'economia, anzi potrebbe creare dei rischi. Sembra banale, sembra evidente, però va affrontato questo tema perché secondo me ci sono troppe persone in Italia che stanno un pochettino cercando di far finta di niente, immaginare che tutto andrà liscio nei mercati e nell'economia, e non sono del tutto convinto che se tu sei la Confindustria che sia veramente opportuno o sagace di correre al soccorso del vincitore 24 ore dopo il voto, come ha fatto Boccia lunedì, annunciare va bene 5 Stelle, ok, tutto bene, siamo qui, basta conservare Jobs Act, conservare un po' Industria 4.0 e noi saremo flessibili. Questo per me non era un grande momento per la Confindustria, cioè 24 ore dopo, si aspetta un attimo, si vede che succede nella politica invece di... Però evidentemente c'era questa decisione da parte della Confindustria e altri dell'industria di dire non abbiamo paura di 5 Stelle. Vabbè, ognuno parla per sé. Io credo che era prematuro e non del tutto responsabile, anche se voleva sembrare responsabile come mossa. Invece, dove siamo veramente? Allora, se adesso i diversi scenari politici, e qui siamo proprio a un momento di nebbia profonda, di confusione e incertezza totale a Roma, se non si arriva a nessuna risoluzione del problema presto, per me presto vuol dire entro 30 giorni, cioè fra qui e diciamo metà aprile al massimo, allora problemi avremo. Finora ci sono tanti in Italia che hanno detto però guarda, lo spread non è andato su, i mercati finanziari stanno alla finestra, per il momento tutto tranquillo, evidentemente l'Italia non fa più paura. No, non è così, signori. Io ero alla City di Londra l'altro giorno parlando con gli amici lì e in privato sono preoccupati, non tanto solo su quello che può accadere in Italia, ma su quello che significa per il resto dell'Europa. Se ci fossi un governo veramente, dubito questo, ma se ci fossi, come apparentemente alcuni del 5 Stelle adesso vorrebbero pure dalla base, fra 5 Stelle e Lega, quello sarebbe sicuramente il caso peggiore per l'economia e il mondo esterno, perché quello è metterebbe insieme quelli che hanno proposto una flat tax di 15% che creerebbe un buco di 50 o 60 miliardi subito nei conti pubblici di mancato gettito per il fisco e che non risolverebbe i problemi, anzi creerebbe più debito e incertezza e speculazioni contro l'Italia, la flat tax, insieme con quelli che vogliono garantire la rendita a tutti i cittadini invece di creare gli incentivi fiscali per favorire le assunzioni e tagliare il costo del lavoro. Allora, se avessimo questo Molotov cocktail Molotov di Lega e 5 Stelle insieme
con alcune delle loro proposte più delle proposte più folle di questa campagna elettorale. Questa campagna elettorale è stata poco edificante, pieno di promesse irresponsabili, irrealizzabili da tutte le parti praticamente, e veramente è stata una delle campagne elettorali più brutte e più volgare che ho visto nella mia esperienza a seguire l'Italia in questi ultimi 30 anni, e mi dispiace per questo. Però l'onda del populismo è arrivato in Italia, l'onda del populismo che ha cominciato con il voto anti-immigrante, soprattutto degli inglesi, contro l'Unione Europea. Ricordiamo che la Brexit in Inghilterra nasce con un ragionamento simile a Salvini, buttiamo fuori tutti i migranti ci fanno paura, i migranti non sono buoni, chiudiamoci, protezionismo. E questo Brexit nel giugno 2016 è stato seguito dall'elezione di Donald Trump, l'incarnazione di protezionismo e populismo. Italia, facciamo un po' di numeri, se sommassimo il voto per 5 Stelle 32%, Lega 17% e Fratelli d'Italia 3%, siamo a più o meno 53% del voto italiano che è andato a partiti euroscettici, partiti che sicuramente bocciano il passato. Certamente questa tendenza di 50% degli italiani euroscettico è proprio spinto dalla rabbia, dalla paura, dalla frustrazione, pronti a capovolgere tutto che abbiamo conosciuto finora, deve essere motivo di preoccupazione, perché significa che se Italia è diventato dopo Brexit e America di Trump l'ennesimo posto di un paese importante nel mondo, l'Italia, ricordiamo, è la seconda potenza industriale in Europa, e se questo accade vuol dire che ci sarà ancora più disordine a livello dell'economia e della politica internazionale. Allora, se questo rapporto Lega 5 Stelle non quaglia, e dubito che quaglierà, perché per Salvini non conviene mettersi veramente con Di Maio nel momento in cui ha appena fatto fuori Berlusconi, forse troppo surclassato Berlusconi nella votazione, arrivando ad avere l'esplicito endorsement come nuovo leader del centrodestra da Berlusconi, non conviene a Salvini essere socio di minoranza a Di Maio a quel punto. Quindi questo caso peggiore di Lega 5 Stelle lo vedo difficile. Certo, fa affetto vedere Silvio Berlusconi vestito da Sancho Panza in giro con Salvini, però Berlusconi è stato visto ed è più moderato, proprio perché se tu ti metti a letto con Salvini e Meloni, certo che sei il moderato del gruppo, è chiaro. Possibile che ci sarà un tentativo del centrodestra, semmai non con Salvini, Presidente del Consiglio, ma qualcun altro del centrodestra, con l'appoggio esterno del PD, lo vedo anche difficile. Diciamo la verità, a Roma, come alcuni o tutti di voi potete sapere o immaginare, ma io vi racconto, a Roma chiaramente tutti parlano delle mosse del Presidente della Repubblica. Cosa può fare? Cosa deve fare Mattarella? Ed è chiaro che il Presidente della Repubblica vuole assicurare che non si torna alle urne. Quando si torna alle urne? A giugno? A ferragosto? Durante la legge finanziaria? Autunno prossimo? In qualsiasi momento? Non lo so. Con quale legge elettorale? Questa terribile legge elettorale scritta, disegnata a tavolo da Berlusconi e Renzi per escludere i 5 Stelle, che ha avuto la reazione contraria? No. E quindi Mattarella veramente deve avere le nostre preghiere e i nostri auguri, perché il Presidente della Repubblica ha forse la sfida più difficile di qualunque
capo dello Stato negli ultimi decenni davanti a un risultato elettorale. Questo non è anni 80, pentapartito, ci mettiamo insieme tutto a posto. Non è neanche 2011, facciamo un governo tecnico, mettiamo Monti e tutti l'appoggiano. No, qui siamo nel 2018, in un momento in cui io francamente credo che Matteo Renzi ha fatto tanti errori personali e si è reso antipatico all'elettorato, questo è chiaro. Però tutto sommato, io stimo Padoan, credo che il lavoro fatto negli ultimi anni sul Jobs Act, sul tentativo di riformare la pubblica amministrazione, su Industria 4.0 di Calenda, sono le mosse giuste per l'economia, sono state mosse pragmatiche, cioè la politica di Gentiloni è stato felpato, molto silenzioso, ma alla fine è riuscito a portare avanti questa ripresa. Allora, il problema della macroeconomia è la ripresa di 1,5% per 2017 contro una media europea di 2,3%, vede l'Italia ancora dietro. Perché dietro? Lo spiego in modo facile nel mio libro, ma voi sapete benissimo che se c'è un mix di burocrazia impicciata che scoraggia gli investimenti internazionali e domestici, se ci sono dei livelli di pressione fiscale ancora troppo elevati, se c'è il costo del lavoro ancora troppo elevato, ma soprattutto se la produttività d'Italia è 25% meno di quello della Germania. Questo gap esiste, signore, esiste perché la competitività dell'Italia è molto minore, perché è cresciuto in Italia negli ultimi 10 anni 0,2-0,3% all'anno, ma in Germania è cresciuto 1,5% all'anno, 5 volte di più. Quindi la produttività, che potrebbe essere solo curato e migliorato con una politica pazienza che comprende anche premi salariali, meno trattative e negoziati collettivi e più meritocrazia, è un problema oggettivo che non si risolve facilmente. E quindi l'Italia quest'anno, se ci fosse un governo stabile, serio, capace, che porterebbe avanti la riforma della burocrazia, la riforma fiscale e anche una riforma del sistema giudiziario civile, perché l'Italia continua a mancare questo. Gli imprenditori non amano investire quando c'è imprevedibilità del sistema giudiziario, si aspetta 10 anni per il primo, secondo, terzo grado e tutto questo, è un sistema che scoraggia investimenti e rallenta l'economia. Per non parlare dell'altro grande problema che l'Italia deve affrontare, ma non sta affrontando in questo momento, il debito pubblico di 2.300 miliardi di euro. Un debito pubblico che tutti i politici, da Berlusconi a Renzi a tutti quanti, hanno sempre detto, eppure Di Maio adesso dice, beh, basta che c'è un po' di crescita nell'economia e quando l'economia cresce noi saremo in grado di avere un rapporto debito-PIL in miglioramento. Il fatto è che bisogna a un certo punto organizzare una serie di valorizzazioni di patrimonio pubblico attraverso non una svendita delle cose, ma un graduale dismissione di cose, forse attraverso un contenitore finanziario in cui si trasferisce 20 o 30 o 50 miliardi all'anno di proprietà pubbliche in questo contenitore, si vende obbligazioni private con una cedola bassa ma un kicker di plusvalenza per il futuro e si cerca di convertire un po' di debito, non tanto ma un po', a obbligazioni private basate sul collaterale del patrimonio pubblico. Questa è la mia idea ed è un'idea discussa da tanti economisti e forse anche accadrà a un certo punto, ma tutto questo non sta succedendo perché siamo paralizzati. Allora, che cosa succederà nei prossimi settimane? Per me la scadenza è circa 30 giorni. Perché 30 giorni? Ma il Parlamento ci sarà fra 2 settimane.
A quel punto, se le consultazioni ci fanno vedere che non c'è la possibilità di governo Lega, PD e nessun 5 Stelle, PD in nessun senso, e quello mi sembra resta la linea di Renzi, Renzi sarà fatto fuori o si dimetterà, formalizzerà la sua dimissione ibrida dall'altro giorno, lunedì questo, e saremo nel dopo Renzi. Nel dopo Renzi cosa succederebbe se Di Maio decidesse di moderare le sue posizioni in modo drammatico, facendo quello che io ho scritto nella stampa l'altro giorno ritengo sia il vero Luigi Di Maio, cioè un democristiano digitale del ventunesimo secolo, perché quella è la mia definizione di Di Maio. Se Di Maio fa quello, chissà, e Mattarella continua a fare pressione su Di Maio e PD per responsabilità, chissà. Comunque sembra difficile, non vedo il valore per PD di mettersi con 18% insieme né con il centrodestra né con Di Maio. Più il centrodestra, ma non con Salvini. Il ritorno di Tajani? Non lo so. Quello che so è che se ci troviamo ad alto mare e Mattarella entro metà aprile, fra 30 giorni, perché i mercati hanno la pazienza di guardare, stare alla finestra, seguire le cose e poi vogliono capire, investitori, speculatori, tutti quanti vogliono pianificare per il futuro. Voi avete come uomini e donne di finanza l'esigenza di prevedibilità e certezza e stabilità come tutti per fare investimenti e portare avanti il business. Se a quel punto, fra 30 giorni a metà aprile, sembra che Mattarella è ancora in grande difficoltà e non c'è una soluzione neanche alla spagnola con qualche appoggio esterno e si va avanti per un anno, allora Mattarella sarà in grado a quel punto di imporre, decretare un governo di grande coalizione, di unità nazionale, di scopo, di transizione, governo tecnico, governo del Presidente? Non credo che sia così facile questa volta. Mattarella per fare un'operazione da napolitano. Credo che sarà molto più difficile. Certo, può richiamare la responsabilità a tutti, ma se non si riesce e si va avanti a maggio senza sbocco, per me è logico che le speculazioni comincino a un certo punto contro il debito italiano, che ci sono le ripercussioni finanziarie, anche se adesso tutti dicono ma è tutto tranquillo. Il mio messaggio a voi oggi è, secondo me c'è un periodo di pazienza, di manovrabilità per la politica italiana di circa un mesetto fra qui e metà aprile. Dopodiché, se Italia è destinato a tornare alle urne, è quasi meglio per mercati se Italia rimane in bagnomaria, in alto mare, in una situazione di incertezza in cui, in altre parole, è più povere. Se si vede Mattarella in difficoltà a insistere su un nuovo governo, allora si sa che ci sono dei problemi profondi. Temo che si potrebbe arrivare a questo. Vorrei essere ottimista, vorrei immaginare la responsabilità di tutti, vorrei immaginare che Mattarella si mostra un uomo forte e in qualche modo costringe i politici a fare qualche cosa. Ho forti dubbi che accadrà, e questi forti dubbi mi portano a temere che senza una gestione, certo Gentiloni e Padoan vanno avanti, scrivono il DEF, bene, ok, e quello sarà un DEF, immagino, senza grandi avventure, può fare una proroga Mattarella. Ci sono tante ipotesi. Il mio messaggio non è su quale soluzione, è che fra un mese, secondo me, D-Day arriva in Italia, D-Day finanziario e economico. E più che si prolunga, e questo è il messaggio di Mario Draghi, più pericoloso diventa per la stabilità economica e non solo politica. Questa è la mia idea. Adesso, se possibile, gradirei, anche se qualcuno fa piacere, un po' di interattività. So che ci sono le persone con i microfoni. Se qualcuno vuol commentare, contestare, farmi una domanda su questo che ho detto, sono contento di rispondere. Grazie.
Io ringrazio infinitamente Alan Friedman per tutti gli spunti che ci ha offerto. L'avete visto anche in diretta televisiva sulle fonti TV, perché appunto stiamo seguendo questa iniziativa. Commentatela anche attraverso i social con hashtag le fonti forum, per cui anche l'interattività va bene. E ovviamente se ci sono domande da parte del pubblico, sono ben liete, l'occasione è ghiotta per poter approfittare del parere appunto di Alan Friedman in questa circostanza. Non siate timidi, se volete. No, allora ci penso io, perché un po' di, magari così facciamo pensare a qualcuno a qualche domanda. Tanti gli spunti, noi stessi con le fonti TV abbiamo fatto una maratona elettorale quasi degna di Mentana fino alle 3 del mattino, avevamo proprio testimoniato in diretta la questione degli euroscettici che dalla stampa estera è stata l'elemento più segnalato, ma rispetto ad una potenziale presenza dei 5 Stelle al governo, visto che ieri si è discusso anche con un po' di sorriso, ma non tanto. Bari è stata assediata con i CAF per chiedere questo reddito di cittadinanza, dateci tutta la documentazione, vogliamo partire. È un qualcosa di concretamente di attuabile per la nostra economia, un reddito di cittadinanza? Io nel mio nuovo libro ho un capitolo che si chiama La pagella dei politici, in cui cerco di vivisezionare la proposta della flat tax di Salvini, la proposta di reddito di cittadinanza di 5 Stelle e altre proposte o folle o impraticabile o per me da non considerare, ma che evidentemente hanno avuto un grande effetto su l'elettorato. Non si può ignorare che il popolo è sovrano, il popolo italiano, scusa, non voglio dire una cosa scorretta, ma diciamo così, se tu sei un populista politico e tu prometti una rendita garantita a tutti i cittadini e nel sud, dove c'è la disperazione di un livello di disoccupazione giovanile, non di 31% come a livello nazionale, che è già il doppio della media europea, ma 40 o 50% nel sud, dove c'è anche la cultura di assistenzialismo del passato, vorrei dirmi che uno che promette un reddito di cittadinanza non becca tutti i voti. Ecco una parte della spiegazione del successo dei 5 Stelle nel sud. Non è un commento anti-sud, è un commento di come la politica demagogica potrebbe efficacemente sfruttare il disagio sociale ed economico della gente un po' meno iscritto, o forse un po' meno che vuol sognare. Il fatto che a Bari c'era questo assalto e la gente arriva a darmi al CAF, sì, darmi la documentazione, voglio avere il mio reddito di cittadinanza, si può scherzare sopra, si può anche piangere, signori, perché come Trump ha ingannato i poveri in America, chi promette questo nirvana in Italia inganna i poveri in Italia. Trump ha promesso di salvare tutti quanti, gli stessi operai di acciaio ieri che ha avuto con lui alla Casa Bianca sono quelli che sono destinati a perdere il loro posto di lavoro dopo il protezionismo. Altro tema, ma paralleli. Il reddito di cittadinanza, che costerebbe 17-20 miliardi se fossi calibrato a livello di 780 euro al mese, non è un reddito di cittadinanza, è un slogan. Quello che Di Maio offre è assistenza sociale. Si chiama reddito di cittadinanza, ma è veramente un ibrido di un po' di assistenzialismo, quello per me assistenzialismo è giusto per chi sta sotto la soglia di povertà o anche vicino, ma è un altro tema, è un po' un allargamento dei sussidi di disoccupazione, è un ibrido di assistenza sociale e sussidi di disoccupazione, non è un reddito di cittadinanza, però non è soltanto il costo di 17 o 20 miliardi di euro che mi preoccupa del piano del reddito di cittadinanza, è il fatto che
È contro la cultura del mercato, il libro è contro la cultura di chi vuole lavorare. Gli italiani lavorano solo, ci sono tanti italiani che lavorano, pagano le tasse, italiani in tutte le parti del paese che si sono inventati dei lavori dove non c'era nulla. Cioè, io ho ammirazione per questo modo di fare da sé, anche senza lo Stato, senza aiuti nessuno, proprio, non parlo solo di imprenditori, parlo di gente normale che lavora solo, e vorrei sottolineare questo. E la mia tristezza per un paese che io amo, io sono molto critico, lo so, ma mi sono innamorato tanti anni fa con questo paese, quindi è doppiamente doloroso per me, è proprio il fatto che questo è un paese con grande tasca di eccellenza. Io ho visto in Italia innovazione tecnologico, finanziario, scientifico, ho visto da Bicocca a Trieste, da Genova in giro delle cose di genome, le iniziative sulla microelettronica. Italia è numero uno nel mondo per la produzione di macchine utensili per i settori agroalimentari e tessili, sono più di 50% del made in Italy, l'export non è cibo o moda, è macchine utensili per agroalimentari e tessili. Italia ha tutte le carte in regola di finalmente arrivare al suo potenziale e invece stiamo parlando di un reddito garantito da un signore senza laurea che ha mostrato come il suo futuro ministro del tesoro, un signore che vuole misurare il benessere e la felicità invece del PIL. Eh sì, questione annosa anche quella legata al PIL, il famoso GDP, insomma, se ne è parlato tanto. C'è qualche domanda nel frattempo? Fantastico, allora vado a recuperare. Grazie mille. Grazie. Un solo parere, un quadro del genere, internazionale europeo, internazionale americano, la nostra situazione politica. Lei che impressione ha sull'altro piccolo tassello della nostra economia, il sistema bancario? È una domanda importante. Non ho parlato del sistema bancario finora perché non si poteva parlare di tutto. Ho un capitolo del mio nuovo libro che tratta la questione delle banche, anzi due. Diciamo che da un lato, sarò molto succinto, per me nel 2016 il governo Renzi e Matteo Renzi in persona ha sbagliato a non muoversi più velocemente sui problemi di Monte dei Paschi di Siena e le banche venete e Etruria, parlo di 2016, perché secondo me non voleva affrontare il problema prima del referendum del 4 dicembre che poi ha segnalato l'inizio della sua parabola finale. E quindi un errore è stato, secondo me, quelli del MEF erano pronti e sapevano che c'era esigenza di muoversi e secondo me per motivi politici legati al referendum Renzi ha sbagliato a posticipare la questione fino al 2017. Nel 2017 è stato affrontato, le sofferenze erano troppo problematiche, sono stati stanziati finora 20 miliardi di soldi pubblici che erano nella legge finanziaria appena approvato qualche mese fa. Di questi 20 miliardi circa 11 o 12 miliardi sono stati stanziati, gli altri sono una garanzia che probabilmente saranno assorbiti col tempo. C'è stato un progresso notevole nella riduzione di alcuni NPLs negli ultimi 12 mesi, non è in dubbio, però, anche se ci fossero solo 10 o 15 banche più piccole e medie, ancora che credo ci siano con dei problemi, con troppe sofferenze ancora sotto il moquette, io ritengo che nel tempo due cose saranno necessarie per veramente risolvere il problema in modo definitivo.
Il primo è che credo che il vero costo di soldi pubblici, di quei 20 miliardi l'anno scorso stanziato, che poi ricordiamo diventano debito, vanno aggiunti al debito pubblico quei 20 miliardi, quindi saremo noi a pagare per noi, eccetera, così, che potrebbe essere il doppio nel tempo. Nel tempo vuol dire nei prossimi 5-6 anni, il doppio vuol dire 40 miliardi di costi finale alla fine, forse messi in diversi modi, con un po' di maquillage per non sembrare un'emergenza. Due, qualunque uomo o donna di finanza come voi sapete che si fa provvigionamenti nei bilanci e quindi si dilaga il problema delle sofferenze NPL nel tempo, e spesso non è una questione di risolvere tutto con un bad bank o con una dismissione di NPL così, ma di dilagare il problema per 5 o 10 anni o di più. Quindi il problema è molto migliorato, di sofferenza esiste ancora in modo minore, ma non è così minore che non richiede un'attenzione e vigilanza. Buongiorno, Gino Falvo. Guardi, io le chiedo, in questo momento appunto di digitalizzazione spinta, in cui lo Stato, con l'approvazione di un piano triennale per ICT, in cui contemporaneamente dà un framework di riferimento, però introduce dei tagli alla spesa, in cui fa fatica ad investire in formazione, in personale. Io ho avuto modo anche di scrivere che è il momento, almeno secondo me, non tanto di parlare di Terza Repubblica, ma nel mondo dello Smart Cities e dell'industria 4.0, forse bisognerebbe parlare di Repubblica 3.0, e che faccia una cosa molto importante, rimetta al centro quel ruolo di comunicazione e di dialogo tra lo Stato, i cittadini e l'impresa. E secondo me lo deve fare mettendo al centro la cultura digitale, mettendo al centro, come dire, utilizzando e investendo sui nostri talenti e accogliendo talenti anche stranieri. Volevo capire cosa ne pensava e cosa pensava appunto dell'investimento di questo nuovo Stato che si sta accingendo un po' a rappresentarci in termini di investimento nel capitale umano, che ritengo essere il perno centrale se vogliamo fare innovazione, anche perché l'Europa ce lo dice anche chiaramente, abbiamo tanti indicatori che indicano appunto che non utilizziamo internet, l'e-government è al di sotto della media europea. Per fare innovazione non dobbiamo investire solo in tecnologie, ritengo, ma dobbiamo accompagnare le persone ad utilizzare quelle tecnologie, perché sono sovrabbondanti rispetto a quanto poi siamo in grado di fare, di utilizzarle. Innanzitutto sono completamente d'accordo, la sfida della digitalizzazione sia nel settore pubblico sia nell'economia dell'industria privata è fondamentale se l'Italia vuol fare quel salto del futuro. E colgo l'occasione a dire una cosa che normalmente non dico, perché io non mi schiero mai politicamente in Italia. Ma se devo riconoscere un politico, un ministro che secondo me per la digitalizzazione, per l'industria, per la modernizzazione dell'economia italiana ha fatto più di chiunque altro negli ultimi 25 anni, si chiama Carlo Calenda. Per me Carlo Calenda è stato un ministro veramente a fianco delle imprese in Italia. Non sembra molto di centro-sinistra, anche se ha la coscienza sociale, questa è una novità. Nello Stato, si parla di digitalizzazione dello Stato, io ricordo nell'epoca di Berlusconi, non so quale governo, c'era Lucio Stanca, ex capo di IBM, che è stato messo lì, e si cominciava sempre qualcosa e poi non finiva mai. Sarebbe bene a proseguire fino in fondo con quello, ma per quanto riguarda occupazione e imprese, io non ho dubbi che bisogna finalmente arrivare a questa banda larga a livello nazionale, promesso da anni, che dovrebbe essere completato nel 2020, e purtroppo non credo che sarà completato nel 2020, e questa è una tragedia, ridicolo, perché la banda larga è l'inizio della creazione di posti di lavoro, soprattutto nel sud, dove non ci sono risorse naturali o facili collegamenti.
Numero due, la sfida digitale richiede anche un'altra cosa che in Italia è molto difficile ma necessario, un cambio di prospettiva su come le università prioritizzano le cose. Cioè, l'Italia già ha un problema di troppo poco laurea, credo che meno di un quinto degli italiani sono laureati, 20%, qualcosa così, è basso. E fra i laureati ci sono troppi che sono, letteratura, arte, umanità, bellissimo, no? Storia. Ci vuole più scienza, computer e matematica, ingegneri per le università, che lo so, è un tema enorme la questione di scuola e università, e non pretendo di avere la soluzione, so dove bisognerebbe andare, bisognerebbe motivare, incentivare i giovani italiani di studiare non solo le lettere e l'arte, ma anche la scienza, la matematica, il computer e il resto. È un lungo tema, potremmo andare avanti, ma forse non abbiamo tempo. No, ma questo è sicuramente un tema caldissimo. Tra l'altro ringrazio Gino Falmo per, insomma, purtroppo siamo al termine, magari potete approfittare anche dei social per porre qualche domanda, così in differita Alan Friedman potrà rispondere. Tema Industria 4.0 è un tema caldissimo, lo affronteremo proprio, assist perfetto, nella prossima tavola. Solo una piccola parentesi, qualche giorno fa Carlo Calenda era intervistato a 8:30 su un ipotetico futuro, ha detto: adesso è stata bellissima l'esperienza più bella della mia vita, quella del come ministro, adesso mi accingo a scrivere un libro su quello che ho fatto e poi ritornerò a fare il manager. Ma secondo lei qualche possibilità che qualcuno recluti comunque Carlo Calenda, visto comunque i risultati positivi? Guarda, io non sono qui nei miei commenti, non voglio essere franteso, non stavo dicendo Calenda for president, dicendo Calenda for prime minister, non stavo facendo un endorsement politico, stavo valutando, secondo me, i talenti intellettuali, pragmatici e capacità manageriale che ha portato alla MIS, al suo ministero, e credo che ha fatto più per le imprese, per l'industria in Italia e anche per l'occupazione in Italia di chiunque altro negli ultimi anni come governo. Per quanto riguarda il libro, Carlo Calenda ha fatto il piacere di presentare il mio nuovo libro a Roma a fine gennaio, è la prima presentazione che abbiamo fatto insieme con Mirta Merlino a Roma. E dopo abbiamo chiacchierato, mi ha raccontato anche che sta scrivendo questo nuovo libro, che secondo me sarà un libro interessante, perché se ho capito bene sta scrivendo un libro che cerca di proprio affrontare le questioni dell'epoca digitale, del mondo che cambia, delle nuove sfide nell'epoca post-globalizzazione. Cioè, vuole andare a fare... Carlo Calenda è molto più intellettuale di quello che il pubblico sa. Sembra uno pragmatico e basta, no? Ha un intelletto molto... della Comencini, insomma, mondo... Cioè, io ho lasciato il mondo del cinema, ma ho voluto fare il manager. Quindi io ho detto a lui che vengo io a presentare il suo libro quando esce, e poi ne parliamo. Poi, se mi chiedi se Calenda sia il tipo di politico che ci vuole in Italia... Certo, se mi mette Salvini, Di Maio e Calenda insieme, sapete chi sceglio. Okay. Grazie infinite ad Alan Friedman per tutti gli spunti che ci ha offerto. Io vi ricordo che poi sempre sulle fonti TV potrete riascoltare anche l'intervento di Alan Friedman e poi